Nel video di oggi ti voglio raccontare qualcosa di un prodotto che ho trovato molto interessante e molto valido, soprattutto per la stagione che stiamo attraversando. Appunto, come tutti avrete notato, il caldo ci sta davvero rendendo la vita difficile e soprattutto per chi soffre di insufficienza venosa o ha dei problemi agli arti inferiori, quindi pesantezza, problemi circolatori come varici, capillari, oppure anche cellulite o ristagno a livello degli arti inferiori. E quindi una cosa che può davvero aiutarci è fare uso delle erbe officinali per agevolare il processo di miglioramento appunto della circolazione venosa. Andiamo ad analizzare più da vicino i componenti di questo prodotto, di questo integratore fitoterapico. Sono delle compresse che contengono appunto delle erbe officinali e dei fitoterapici utili ad alleggerire i problemi circolatori agli arti inferiori. Prima di tutto la centella asiatica. La centella asiatica è una pianta di cui si utilizzano le foglie o le parti aeree ed ha dei principi attivi importantissimi per la circolazione venosa, quali ad esempio appunto flavonoidi e saponine triterpeniche, che offrono un effetto flebotonico per tutti gli stati di insufficienza venosa e quindi garantisce un alleggerimento proprio anche della sensazione di pesantezza. La centella, tra l'altro, è una delle piante, delle erbe più utilizzate anche per problemi di cellulite, quindi pensate appunto ai ristagni anche alle gambe che si possono provocare anche dolori al tatto quando la parte è infiammata e dolente. Un'altra erba molto utilizzata in questi casi, direi di cui appunto questo prodotto è ricco, è l'ippocastano. L'ippocastano è un po' la principessa, diciamo il principe delle erbe officinali utilizzate per la circolazione, sia per quanto riguarda i problemi, ad esempio le emorroidi, ad esempio anche la couperose, o appunto l'insufficienza venosa agli arti inferiori, perché proprio ha una presenza. I semi appunto sono ricchi di escina, di flavonoidi, di quercetina, che sono dei principi attivi che servono proprio intanto per alleggerire anche la ritenzione idrica nei liquidi, dei liquidi che si accumulano appunto negli interstizi, quindi si ha un effetto anti-edema, come anche un po' quello che ci dà la centella. Quindi si toglie proprio un pochino questo effetto di tensione e dolore a carico appunto degli arti inferiori e in più è anche coadiuvante proprio per l'insufficienza venosa periferica, alleggerendo appunto gli arti inferiori da questa pesantezza, soprattutto se c'è la presenza di varici o anche di capillari. In più, un'altra pianta interessante per la circolazione, non soltanto agli arti inferiori, ma qui parliamo anche ad esempio della circolazione cerebrale, perché è una pianta che viene utilizzata molto anche per favorire proprio la memoria, la concentrazione e quindi circolazione. Legata appunto al cervello ed è il ginkgo biloba. Ginkgo biloba si utilizzano le foglie, sono ricche di principi attivi come i ginkgo lidici, i ginkgo flavonoidi e quindi ha un effetto migliorativo sulla funzionalità capillare, la funzionalità del microcircolo e anche proprio come dicevo prima a livello cerebrale. Quindi utilizzata moltissimo per la circolazione. Un'altra pianta interessante è la mamelide, Amamelis virginiana, di cui vengono utilizzate le foglie ed è molto ricca di fenoli. Questi principi attivi danno un effetto decongestionante sulle arti inferiori, quindi alleggerisce proprio la pesantezza alle gambe, migliorando la circolazione alle gambe. In più, nel prodotto c'è aggiunta anche la diosmina, un flebotropico e vasoprotettore, quindi un principio attivo flavonoide che ha un effetto importantissimo sui capillari, quindi proprietà vasotoniche e capillarotropiche. Quindi la posologia di questo integratore va valutata caso per caso, ma solitamente si possono utilizzare circa 4 compresse al giorno, facendo dei periodi abbastanza prolungati. Quindi non è sufficiente utilizzarla magari per qualche giorno, anche quando iniziano i primi caldi, ma bensì è consigliato l'utilizzo anche per almeno 3 settimane, 4 settimane durante il periodo appunto del caldo. E se la persona comunque
ha insufficienza venosa o problemi agli arti inferiori, quindi ne soffre anche d'inverno, è consigliato l'utilizzo anche nel periodo invernale. E è sconsigliato l'utilizzo in gravidanza di questo prodotto, anche se appunto in gravidanza ci possono essere dei problemi agli arti inferiori o appunto circolatori. In questo caso forse vengono suggerite delle pomate che contengono questi principi attivi, ma da applicare localmente nelle gambe. Grazie per avermi seguito. Se volete più informazioni sul prodotto, scrivetemi o chiedetemi più informazioni che sarò lieta di rispondervi.